Ciao ragazzi, ci siamo rivisti dopo una fantastica pausa natalizia, come vi siete divertiti? E ora non vediamo l'ora che arrivi un nuovo anno 2021 insieme, e speriamo che tutti abbiano fortuna e buona salute. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 27 dicembre 2020. Oroscopo Acquario di oggi: ancora spese, ma che salasso! Ancora spese, e chi l'avrebbe mai detto di dover sborsare anche a Santo Stefano? Invece con la luna in quadratura, sembra che il mondo faccia apposta a non capirvi, e forse non vi ascolta nemmeno. L'unico dialogo che vi potete permettere è quel muto, intimo colloquio con voi stessi, dal quale però possono riemergere ricordi spiacevoli ma indubbiamente coinvolgenti, e chissà cosa ne pensa lui o lei della storia incendiaria vissuta tempo addietro col vostro ex. Serata alle prese con la visita parenti, taglio del panettone, e un altro brindisi, avanti di questo passo sarete obbligati a iscrivervi all'anonima alcolisti. Astrotarocco del giorno per Acquario: Re Bastoni. La coppia vede maturare soprattutto il partner maschile. Due punti: un uomo maturo nell'età aiuterà la coppia in modo concreto. Un uomo, impegnato, serio, vi aiuterà non poco a trovare la strada giusta. Incontri nuovi e incoraggianti per i single, che troveranno nuovi amici dai quali potranno nascere flirt e relazioni di coppia, ma bisognerà stare attenti a rispettare parenti e genitori e a capire, se per caso non sono già, impegnati. Se vi state chiedendo, se vi pensa ancora, virgola, la risposta è sì. Fate pace con il vostro cuore. Due punti: quello che è imprevedibile potrebbe accadere, e potreste ritrovarvi a vivere storie incredibili o mozzafiato. Un giorno fortunato? È quello che si dice. Un bellissimo giorno che vi aspetta. Solo fate attenzione ai pettegolezzi. Due punti: evitateli assolutamente. Tenete d'occhio la bilancia e cercate di mangiare in modo sano ed equilibrato. Due punti: non eccedete in niente. Questo vi aiuterà tantissimo a recuperare forze ed energia. Oggi dispensate sorrisi. Due punti: chi vi sta intorno ha bisogno di sentirvi sereni e in pace con voi stessi. Mostratevi sempre sicuri di voi stessi. Oggi le promesse potrebbero rivelarsi promesse da marinaio, e quindi vi conviene subito attivarvi per rendervi autonomi e indipendenti. Il vostro partner potrebbe raccontarvi qualche bugia per coprire qualche sua piccola disattenzione. Persone invidiose. Porta con te qualcosa contro le negatività. Frequenta, virgola, o cerca di frequentare, solo persone ottimiste e positive. Oggi potresti venire a conoscenza di un segreto per caso. Due punti: non svelarlo ad altri, e tienilo per te. Prendetevi pure tutto il tempo che credete, ma sappiate che dovrete decidere presto circa una questione che vi tiene da tempo sulle spine. Luna malmostosa in quadratura al vostro segno, già destabilizzato dalla presenza di Giove e Saturno, astri contraddittori di significato opposto. Meno male che a darvi manforte c'è la bella Venere in sestile, una nota colorata in queste festività così difficili, che vorrebbero essere allegre, ma ci riescono solo a metà. Amore ed Eros. Il coinvolgimento c'è, ma non lo manifestate apertamente, soprattutto se la persona in questione è un vecchio amico e facendovi avanti temete di non ottenere l'amore, perdendo anche l'amicizia. Tregua in famiglia, perfino con mammina, o con la suocera, indizio che il vostro cuore oggi è davvero pieno di sentimento. Dovete solo superare alcune vostre paure, e farvi avanti con chi ha colpito il vostro cuore. Gli astri vi sorreggono oggi abbastanza potentemente. Per fortuna non siete un segno pavido o che si intimidisce, lanciatevi più che potete. Lavoro e denaro. Casa da riordinare dopo la kermesse natalizia, tra carte, nastrini e avanzi, ne avrete per tutta la mattinata e oltre. Il guaio è che non ne avete per niente voglia, sentite il bisogno di riposarvi e prendervi tutto il vostro tempo per riflettere o starvene accoccolati sul divano facendo divagare la fantasia. Come vi ponete nell'esperienza del dono, voi Acquario? Gli esponenti del segno più libertario dello zodiaco sono predisposti al dono, visto soprattutto come interscambio relazionale, per il gusto di socializzare, per immergersi in quella fitta rete di relazioni umane che caratterizza tanto spesso la loro esistenza.
Venere Sagittario, in gioioso aspetto col loro segno, li apre alla possibilità di ricevere regali legati ai viaggi, si va dai weekend fuori, alla crociera, o, ancora sono possibili regali insoliti o proprio anticonvenzionali, come più piace a loro, corsi alternativi, yoga, astrologia. Benessere. Pancia gonfia, effetto dei lieviti contenuti nel panettone. Cosa saggia sarebbe limitarsi a un brodino, ma con tutti gli avanzi allettanti riposti in frigo, davvero non ve la sentite? Piuttosto che sprecare tutta quella roba buona, e costosa, pancia mia fatti capanna. Per lei? Le discussioni con mammina non si arrestano mai, neppure con le feste comandate. Forse la tregua c'è stata tra vigilia e Natale, ma oggi continuate a beccarvi sull'utilizzo degli avanzi, o i vari commenti su parenti, e i relativi regali. Per lui? Sulla vostra lei nulla da ridire, l'affetto è un po' timido ma profondo e sincero, è con sua madre, che siete ai ferri corti, lei che sa sempre una pagina più del libro non ha ancora capito di che pasta siete fatti, colore delle emozioni. Rosso mattone. Barometro dell'umore. Piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti. 8. Attività. 5. Finanze. 6. Benessere. 6. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo!